Ciao a tutti e bentornati nella nostra cucina. Oggi faremo insieme un dolce buonissimo, faremo la cheesecake con confettura di fragole. Vediamo gli ingredienti. Allora, ci servirà 100 g di zucchero, circa 100-120 g di burro, una bustina di vanillina, un cucchiaio di farina, un pacco e mezzo di biscotti Digestive, 250 g di ricotta, 250 g di mascarpone, due uova, un pizzico di sale, marmellata di fragole e delle fragole fresche per decorazione. Andiamo alla preparazione. Per prima cosa frulliamo i nostri biscotti nel mixer. Mettiamo i biscotti tritati in una ciotola, intanto andiamo a sciogliere il burro nel microonde. Uniamo il burro ai biscotti e lo andiamo a lavorare con le mani. Questo composto ci servirà come base della nostra cheesecake. Quindi andiamo a foderare una tortiera e andremo a mettere la base sotto. Potete metterla solo sotto oppure anche su tutti i lati. Noi in questo momento la metteremo solo sotto. Mettiamo la base della cheesecake in frigo per almeno mezz'ora. Nel frattempo che la base della cheesecake è nel frigo, prepariamo la nostra crema con i rossi dai bianchi. Mettiamo da parte per il momento i bianchi e sbattiamo i rossi con lo zucchero. Mescoliamo fino ad ottenere una cremina. Ora piano piano iniziamo ad unire la ricotta. E continuiamo sempre a mescolare. Aggiungiamo anche il mascarpone. Sempre poco per volta. Aggiungiamo al composto un cucchiaio di farina. Aggiungiamo anche la vanillina. E un pizzico di sale. Mescoliamo bene. E adesso andiamo a montare le chiare dell'uovo. Uniamo quindi le chiare dell'uovo mescolando dal basso verso l'alto.
Abbiamo tirato fuori dal frigo la base della cheesecake e adesso andiamo a trasferire la crema nella tortiera e iniziamo a prescaldare il forno a 180 gradi. Inforniamo e lasciamo cuocere per circa 45-50 minuti. A questo punto ci manca solo da preparare la confettura di fragole, quindi in una ciotolina mettiamo un po' di marmellata di fragole, aggiungiamo un po' di succo di limone, mescoliamo bene e poi lasceremo riposare in frigo per circa 30 minuti. Abbiamo sfornato la nostra cheesecake e adesso la lasciamo raffreddare. Ora che la cheesecake è fredda, possiamo mettere sopra la confettura di fragole. Ecco qua la nostra cheesecake. Vi ricordo di lasciarla raffreddare in frigo per almeno 3-4 ore prima di servirla. Spero vi sia piaciuta. Mi raccomando, lasciate i vostri commenti e iscrivetevi al nostro canale. Alla prossima videoricetta, ciao a tutti!